Sono state trovate alcune molecole organiche nel campione prelevato da Curiosity, ma non è ancora possibile capire se la loro origine sia marziana o terrestre. Così la NASA, durante l'attesa presentazione del 3 dicembre scorso all'American Astrophysical Union, mette a tacere le voci che sembravano precedere l'annuncio di una scoperta epocale. Insomma, la notizia c'è, sebbene non vi sia certezza sull'origine dei composti organici analizzati e anche se non è stata trovata vita su Marte, che del resto non è tra gli obiettivi di Curiosity. Nei 5 campioni prelevati nella zona battezzata Rocknest, lo strumento Sample Analysis at Mars ha rinvenuto tracce di acqua, anidride carbonica, anidride solforosa e 4 derivati clorurati del metano. Sono proprio questi ultimi a rientrare tra le molecole organiche, aggregati con almeno un atomo di carbonio. A frenare gli entusiasmi per una notizia comunque di grande portata scientifica è l'origine dubbia di questi composti. Sebbene il cloro presente in essi è certamente di origine marziana, il carbonio potrebbe provenire dal nostro pianeta, magari portato dallo stesso Curiosity. È quindi necessario altro lavoro, nuovi prelievi e ulteriori analisi, dicono dalla NASA. Del resto, la missione del rover è appena agli inizi. E mentre tutti gli occhi erano puntati su Marte e sul suo esploratore planetario, a fare il colpaccio è stata la sonda Messenger in orbita attorno a Mercurio. 3 diversi studi pubblicati su Science hanno infatti confermato che i depositi brillanti già osservati in precedenza dalla sonda nei crateri polari del pianeta al polo nord sono per la maggior parte costituiti da ghiaccio d'acqua. Non solo, potrebbero addirittura contenere composti organici. La leggera inclinazione dell'asse di rotazione di Mercurio fa sì che nelle zone polari, perennemente in ombra, le temperature siano costantemente sotto lo zero, a differenza del resto del pianeta, dove superano i 450 gradi centigradi. Ciò permette a Mercurio di mantenere l'acqua allo stato ghiacciato, nonostante esso sia il pianeta più vicino al Sole. Inoltre, sopra gli strati di ghiaccio, spessi anche diversi centimetri, sono state osservate delle zone più scure. Gli scienziati hanno ragione di credere che il materiale scuro sia un mix di composti organici complessi portati su Mercurio in seguito all'impatto di comete ed asteroidi, composti che, come il ghiaccio d'acqua, potrebbero trovarsi lì da millenni.